Ciao a tutti, amore miei, ben ritrovati come sempre alla mia cucinetta piccoletta, ma piena d'amore, cuccioli. Oggi andiamo a fare la pasta con l'aragosta. Io scelgo i paccheri perché con il pesce io adoro i paccheri, vabbè, quindi pasta con l'aragosta. Ovviamente questo è il canale della praticità, economicità e tradizionalità, quindi non è che vado, non ho preso l'aragosta vera, quella viva, quella bella frescona che ti costa un botto dei soldi, e quindi quanti se la possono permettere? Un 5%, 10% delle persone che mi guardano. Quindi vi faccio vedere come preparare un ottimo piatto di pasta all'aragosta congelata cruda. Congelata cruda. Anche il congelato ha le sue regole. Quindi che cosa ho fatto? Questa notte ho lasciato l'aragosta congelata cruda in frigorifero a decongelare piano piano. Non mettetela in acqua calda, non mettetela al microonde, non mettetela in acqua bollente già congelata, no. La dovete decongelare in frigorifero una notte, la mattina la prendete e fate quello che sto facendo io. Allora, mettete a scaldare un po' di acqua in una pentola, l'acqua deve superare sempre il pesce deve essere completamente immerso, quindi che cosa facciamo? Mettiamo un po' di pepe verde così a granelli, metto un po' di dragoncello, così, seccato fresco. Ah, che bellezza! Se volete potete mettere anche delle foglie di alloro. Andiamo a mettere il sale, quindi acqua salata, deve essere bella bollente, quindi non deve sobbollire, deve bollire. E quando raggiunge la temperatura giusta andiamo a mettere l'aragosta all'interno, quindi bella immersa. Ci aiutiamo con un coltello così. Allora, l'aragosta, sia che sia fresca o congelata, non va cucinata più degli 8 minuti, quindi varia dai 5 agli 8 minuti in acqua bollente. Allora, passati 3 minuti, spengo il fuoco, lascio un altro minuto così coperto senza fuoco e poi la tiro fuori, quindi io ho dato 4 minuti totali. Allora, adesso dobbiamo togliere la polpa, ovviamente, per ottenere un bel piatto di pasta, un bel polposo, no? Quindi cosa facciamo? Stacchiamo, prima di tutto facciamo dei movimenti così, stacchiamo la coda dalla testa, così, e otteniamo soltanto la testa con le tenaglie, come le chiamo mio figlio, no? Le pinze. Poi, qui dalla coda, come facciamo ad ottenere la ciccia? Andiamo a tagliare con con le forbici. Quindi con le forbici facciamo un taglio così. E via. Ed eccola qui. E qui abbiamo un bel composto cicciottoso, anche mezzo crudo, come vedete, e questo lo possiamo utilizzare per la pasta dopo. Questo qui non lo buttate assolutamente, lo mettiamo da parte. Qui alle chele, vedete, c'è un buchino, si va dentro con le forbici, si taglia bene, si arriva fino alla fine, ok? Fate dei più tagli possibili, così che vi facilita il lavoro. Vedete, aprite e qui c'è tutta carne che potete togliere. Ovviamente se dovete fare una presentazione vi ci impegnate un po' di più, noi dobbiamo fare la pasta, non ce ne può fregare di meno. Eccola qua, una volta tagliata la testa a metà, qui dentro, questo che vedete, non dite bleh che schifo, perché questo è super sapore, con questo ci viene il sugo della Madonna, è diciamo il 70% del sapore della pasta viene dalla polpa della testa. Quindi con un cucchiaio prendete, togliete tutto e lo mettete nella salsa che andremo a fare adesso. Allora, perché vi ho detto non buttate niente? Perché io rimetto tutto quanto il carapace in acqua, privo della carne ovviamente. Allora, qui vado a mettere da parte le chele più tagliate possibili, aiutatevi sempre con le forbici, così. Ok, poi vado a mettere un pezzo di cartilagine della testa, così. Metto due mestoli di acqua di cottura, quelli che comunque abbiamo usato per cucinare tutto, no? E questo lo frullo e ottengo una crema con il carapace dell'aragosta. Poi, una volta frullato, si va col passino. Allora, ho frullato tutto, passino, se non avete un passino non fate questa operazione del frullamento perché i pezzettini sotto i denti fanno schifo, ok?
quindi usate il pastino, vedete la roba che rimane qui, questa evitate di mangiarla perché poi rovinate tutto il piatto, sotto rimarrà soltanto il buon gusto e la salsa. Guardarla sul fuoco, si accende il fuoco, se non si cucina. Mettiamo olio extravergine di oliva, prendete una buona qualità altrimenti il piatto perderà del 30-40% del sapore. Mettiamo in padella 3 spicchi d'aglio, qualche gambo di prezzemolo e facciamo soffriggere così. Quando si è dorato l'aglio, il prezzemolo lo togliamo, via. Togliamo tutto dalla padella, facciamo posto ai pomodorini freschi. Eccolo là, via. Non metto sale, Il sale già sta nell'acqua di cottura dell'aragosta, quindi non ci servirà sale. Una cosa che vado a mettere è peperoncino, qui il peperoncino ci sta. Allora insieme ai pomodorini vado a mettere pezzo di testa e di gamba, così iniziamo già a dare un tono e a dare un sapore a questo sughetto. Insieme ai peperoncini vado a mettere un po' di passata di pomodoro, non tantissima, 2 cucchiai. Anche la testa la infilo dentro, così aperta, così che si va a insaporire bene tutto quanto, e lasciamo cucinare molto bene. Quasi alla fine mettiamo una bella ondata di prezzemolo fresco tritata al coltello, non troppo sottile, Io sinceramente vorrei che foste qui per sentire gli odori che tira fuori, pur essendo un'aragosta congelata cruda, ha un sapore incredibile. Pagate un quinto del prezzo di quella fresca, ovviamente chi se lo può permettere, però guardate qua che colori, guardate che bei colori che c'ha, mamma mia, viene fame soltanto a guardare. Adesso ultima botta sempre con l'acqua di cottura, andiamo ad allungare un pochino, faccio finire la cottura altri 2 minuti dei pomodori e poi ci dedichiamo alla pasta. Acqua pronta, mettiamo dentro i nostri paccheri, c'è un bel piattino. Allora adesso sugo pronto, io adesso tolgo questo dalla padella e lo vado a frullare per ottenere una crema bella densa, così che il pacchero si riempie di salsa e di gusto. Se a voi piace il pomodorino così a pezzi, che è buonissimo comunque, potete liberamente lasciarlo. Allora sia per frullare i carapaci che questo qui vado a usare questo, il frullatore di immersione, ok? Allora qui ho lasciato la padella sporca e qui si fa lo stesso discorso con il colino, perché ho lasciato un pezzo della testa dentro, quindi con un colino mi vado ad aiutare con un po' di acqua di cottura, così, poi vi aiutate con un cucchiaio, il manico di un coltello, insomma state a casa vostra, fate così e passate bene la salsa, deve essere bella liscia, sopra devono rimanere soltanto quei pezzettini che potrebbero rovinarvi il pranzo, anche se il gusto, mamma mia, rimane comunque al 100%. Ed eccola qui, la salsa è bella liscia, bella saporitissima, non vi dico che sapore che c'è. Aspettiamo i paccheri che ci vogliono 15 minuti per cucinarli. Allora adesso, occhio, perché indovinate cosa faccio? Risottare! Quindi ho dato la metà del tempo in acqua, l'altra metà la faccio in padella, così. Non vi preoccupate di portare un po' di acqua appresso, perché quella ci serve proprio per concludere la cottura dei paccheri, perché adesso sono molto molto duri. Attenzione a quando cucinate i paccheri, fatele, se dovete fare grandi porzioni, quindi che ne so, 6-7 porzioni, fatelo in 2 pentole, perché il pacchero tende molto a rompersi, vedete così, e a me non piace, quindi gestitelo con cautela, fatelo con molta molta parsimonia, state attenti che non si attacchi alla padella, alla pentola, altrimenti per staccarlo lo dovete rompere e questo non sta bene, non è bello, è buono ma non è bello. Quindi alziamo il fuoco e andiamo fino a che la salsa non entra nel pacchero, il pacchero si deve e impregnare, deve bere la salsa, e quando si morde il pacchero voi dovete mordere anche la salsa. Se potete cercate di evitare di usare la pallettina e quindi muovetelo sempre e date piccoli colpetti così, e la pasta si girerà comunque ma senza romperla. Allora adesso mancano 2 minuti, che cosa facciamo? Andiamo a mettere la polpa
Che faccia, la polpa non ce la mettiamo? La polpa dell'aragosta, così. Una bella pioggia di prezzemolo fresco. Mamma mia, che odore! Che odore! Dio santo! E continuiamo a massaggiare il pacchero. Continuiamo sempre così, cerchiamo di evitare la palettina. Guardate, mano a mano si stacca, non vi preoccupate, si stacca. La salsa è vostra amica. girate. E una volta che mettete la polpa, ragazzi, vi sale su un sapore al 100% dell'aragosta, ok? E allora, come dico sempre, se le cose sono fatte con amore, c'è poco da fare, le cose vengono bene. E questa qui, ragazzi, non è venuta bene, qualcosa di più. Allora adesso prepariamo sto piattino. Questo è giusto il brunch, no? La colazione. Mamma mia, ragazzi, non rinunciate soltanto perché magari non avete la possibilità di avere, di comprare un'aragosta viva, un'aragosta fresca. Anche col congelato si può avere una bella esperienza, basta avere i giusti consigli, e io sono qui per questo, per portare la buona cucina nelle tavole di tutti. Ultimo tocco, un po' di crema così. Mamma mia, che tocchetti, ragazzi, questi tocchetti neanche Ronaldinho li faceva. Puliamo bene, un giro di olio extra virgin di prezzemolo, credo che l'abbiamo messo anche a sufficienza, e il piatto è pronto. Allora, cuccioli risartati, guardate qua che roba, mamma mia, che bella crema, il pacchero imbevuto della salsa, una bella esperienza da provare per tutti. E adesso questa esperienza qui io ve la rendo epica. Oh, guarda qua, mamma mia. Allora, belli di casa, guardate qua che roba, che piattino è? Un piattino della Madonna. Un pacchero o due paccheri? Faccio quello un po' composto o l'animale? Già lo sapete. Mamma mia, il pacchero è una spugna, lo mordete, sembra ripieno, mamma mia, per quanto è pieno di crema, di salsa. Ragazzi miei, qui stiamo andando oltre, qui con poco io vi faccio ottenere quello che non troverete nel 70% dei ristoranti. Quindi rifate quello che io faccio e condividetelo con tutti. Più condividete, più mi fate felice, e più mi fate felice, più il canale avrà vita lunga. Altrimenti chiudo i miei battenti e ciao. Però questo piatto qui non può morire, deve girare le tavole di tutta Italia, di tutto il mondo. Rifatelo passo passo, se avete qualche dubbio basta chiedere e io vi rispondo nel minor tempo possibile, perché io rispondo. Ci vediamo alla prossima. Muah!